Hi guys! Allora, in uno dei nostri video abbiamo parlato del tè inglese e di quanto sia famoso ovviamente in Inghilterra, ma come nasce questa tradizione? Oggi ve lo voglio spiegare. Sicuramente vi siete imbattuti anche voi in qualche sala da tè bellissima, non solo a Londra, ma anche nelle nei dintorni, nelle cittadine più antiche, no? Nella zona sud di Londra ce ne sono di bellissime. In questi posti pieni di alzatine con pasticcini, sale da tè bellissime, con dei servizi di porcellana meravigliosi e con un profumo, ragazzi, che ti invita solo ad entrare. Come nasce questa tradizione? La duchessa di Bedford era solita frequentare i palazzi reali della regina Vittoria e un bel giorno, un pomeriggio, le viene un piccolo languorino. Dato che i pasti principali a quei tempi erano colazione e cena, pranzo non c'era, quindi nel pomeriggio un pochino di fame l'avvertiva, chiede ai suoi camerieri, ai suoi servitori di portarle del tè con qualcosa da mangiare insieme. Erano circa le 4-5 del pomeriggio, per questo nasce questa tradizione a quest'ora. E quindi le portano dei tramezzini e dei pasticcini, non sapendo quale avrebbe preferito, quindi dolce e salato. Da qui nasce la tradizione del tè, da qui si aprono tutti i palazzi e le dimore inglesi al tea time, diventa una tradizione generale tra gli aristocratici, molto elegante, quindi ben vestiti, un dress code proprio da tea time, fino all'Ottocento, quando il tè nacque spontaneamente in India e quindi non veniva più importato dalla Cina, da parte dell'Inghilterra, ma cominciavano a comprarlo dall'India, proprio perché era la sua colonia, quindi i costi erano ovviamente molto molto bassi. E da qui anche il ceto medio poté usufruire di questo bel momento della giornata, il tea time. Diventarono famose le sale da tè un po' in tutta la zona inglese, e quelle più famose ovviamente ancora oggi sono negli hotel, ma tante in piccole cittadine si conservano veramente come dei bijou. Io di solito quando vado a Londra vado all'Orangerie in Kensington Palace, che è una delle più belle, addobbate proprio a festa, dove ti danno del tè, del meraviglioso tè con tramezzini e scones. Cosa sono gli scones? Lo vedremo in un altro video. Bye Grace!